Questa è la cosa che mi affascina nel rapporto con i miei alunni. Io devo sposare tutte le contraddizioni del loro cuore, ma non perché mi abbasso al loro livello, perché io ho 34 anni, non ne ho 16, ma devo amare quelle contraddizioni, farmi quelle contraddizioni per poter poi a poco risalire e fare vedere che grazie a quelle contraddizioni si è aperta una strada verso l'alto. E quando loro vedono che tu sei implicato nella vita, che è più grande di un compito d'italiano, ti seguono. Perché anche se fanno male il compito d'italiano e tu metti 3, sanno che ai tuoi occhi loro sono belli. Non smettono di essere belli, hanno fatto un brutto compito, ma come li guardi, loro sanno di essere belli. E questo loro lo vedono da come li guardi. E l'altro giorno mi è fatto venire in mente questo. Ho fatto un pranzo con un mio alunno. Avevano da fare una tesina sulla figura del cavaliere dall'epica cavalleresca medievale sino a Italo Calvino, il cavaliere inesistente. E consegnano tutti e uno di loro candidamente dice: non l'ho fatta. Bene? 2. Secco. Perché è importante mantenere sempre la giusta distanza, la asimmetria. Attenzione, io non sono venuta a raccontare qui che bisogna fare gli amiconi. No, no. Ma la relazione non si sposta di un millimetro. Perché lui sa benissimo che non ha fatto una cosa e si becca quel voto. Poi però cosa succede? Che io me lo riprendo e gli dico: senti Marco, ma che sta succedendo? Cioè, che voi la fate facile, ma non sapete che cosa succede a me. Allora tu vedi la tipica punta dell'iceberg dell'adolescente in crisi, che ha un mondo che è molto più importante di quella punta dell'iceberg, e tu non recuperi la punta dell'iceberg se prima non vai a guardare là sotto. Ma non a tutti è dato, sono disposti a guardare, a mettersi la muta e a scendere là sotto dove è freddo, dove è buio, a guardare cosa c'è. Ho detto: senti Marco, se vuoi pranziamo insieme. Dice: come? Sì, non ti preoccupare, offro io. Già, va bene, allora ok. Con lo stipendio. Di fronte agli altri valori, cioè. Comunque, ho offerto un tramezzino di quelli così. È quello per lo stipendio della E allora, già il fatto di lì al bar della scuola, davanti a tutti, non niente di speciale, però il fatto che loro vedano che tu ti sbrodoli, che mentre mangi l'insalata ti rimane qui, pendente. Cioè, questo dice: ma questo è umano, cioè questo ha i miei stessi problemi, gli si incastra l'insalata fra gli incisivi. E questo ti fa capire che l'umano è più importante del compito.